guarda lei, io non guardo. Piazza di Tunisia, c'è la testa, bravo. Ciao a tutti. A voi dico ciao. Vuol dire che è sempre un momento non emozionale ma particolare parlare così, vale per tutti. Grazie mister. Un'ultima domanda, la dedichiamo agli adulti, ai bambini, insomma siamo tutti. Come la vedi? Io chiamerei adesso Renato Borcelli. Ah ok, Andrea Forzati di Fiore, i nostri bambini ci hanno anticipato un omaggio floreale a Giovanni Trapattoni. Senza piangerlo, è sicuramente un momento commovente ricordare questo ragazzo che ha fatto grande il Brescia e con una storia sfortunata, però è sempre... Bella. Erano vecchi sto maglietto. Che hanno collaborato due diverse associazioni, hanno collaborato AISED, che è un'associazione di Milano per la ricerca relativamente ad una malattia genetica rara, che è l'Ehlers-Danlos, e l'associazione Club, il Club Gigi De Paoli di Brescia, che ha allestito la mostra insieme ad uno scenografo, Stefano Bastanotti, hanno allestito la mostra e hanno portato le maglie storiche del Brescia. È stato molto impegnativo perché far collaborare due diverse associazioni nell'organizzazione, di cui una di Milano e una di Brescia, non è sempre semplice, però la squadra c'è stata e è una squadra per la solidarietà, perché ovviamente questo evento e la successiva cena che si terrà a Cascina San Zago servirà per la raccolta di fondi da destinare all'AISED per la ricerca a favore proprio di questa malattia. Abbiamo dato il mister perché il mister è il testimonial di AISED. L'anno scorso ha inciso uno spot radiofonico per AISED e ha partecipato gratuitamente a questa serata, a questo evento, così come sarà presente alla cena in via del tutto gratuita, ed è stato un grandissimo gesto di solidarietà, perché ho saputo e me l'hanno confermato oggi i suoi accompagnatori che in questi giorni è ricchissimo di impegni, è sempre molto indaffarato sia a livello personale perché fa tantissima solidarietà anche negli oratori, ma ovviamente poi anche a livello sportivo, per cui la sua presenza sicuramente mi fa un piacere immenso, sia per il carisma e sia perché, ripeto, è venuto. È stata la partecipazione a questa bellissima manifestazione, sono manifestazioni che aiutano i ragazzi meno fortunati, oltre a questa bellissima gioventù di ragazzini che si può insegnare loro l'educazione, il civismo della partecipazione, di giocare per emergere, e che il calcio insegna molte cose. Senza dubbio ho rivisto tante fotografie di ex miei colleghi con i quali abbiamo avuto modo di fare delle dispute di gare anche abbastanza difficili, perché il calcio Brescia è sempre stata una squadra che, oltre a giocare bene, ha sempre avuto il grande merito di fare dell'ottimo spettacolo. Purtroppo in queste città un po' troppo vicine alle città più importanti è difficile rimanere sempre ai vertici, e quindi questo è un po' un peccato, perché insomma diciamo che la città e l'ambiente meriterebbe di più.